Sono molto contento di questo traguardo raggiunto. È la prima volta che la nostra scuola porta i candidati a presentare la tesi all'Université Jean Monnet di Bruxelles e sono molto fiero anche dei ragazzi che hanno lavorato veramente molto bene e hanno prodotto delle tesi che sono veramente professionali e sono state riconosciute anche proprio dalla Commissione come professionali. Il fatto di guidare gli studenti proprio a produrre una tesi che sia una tesi che abbia un valore proprio di scientificità e quindi un'attenzione a quello che la letteratura mondiale già presenta per le diverse patologie e cos'è l'apporto nuovo che queste leggi biologiche portano e in più proprio l'attenzione sul linguaggio e sulla posizione che ognuno ha, per me è stato una grande crescita personale nella precisione proprio di sapere cos'è il nostro lavoro e ho visto anche questo effetto nelle persone che appunto hanno potuto fare questo percorso. L'impatto è che passiamo da un concetto settoriale di leggi biologiche, le scoperte di Hammer, a una integrazione proprio con le leggi biologiche come strumento di lettura, un'integrazione nelle scienze biologiche, no? Cioè un'applicazione dove io a 360 gradi considero l'uomo, la sua perspettiva, nella sua percezione del mondo, nella sua posizione nel mondo e vedendo i processi in corso con precisione posso dare a questa persona delle indicazioni che siano appunto specifiche, peculiari per quel percorso che lui sta facendo. E questa è una novità perché si parla proprio di integrare questo sapere medico all'interno di tutte quelle che sono le scienze mediche attuali che possono sostenere e aiutare la persona nel momento del bisogno. Trent'anni fa, quando io ho conosciuto le leggi biologiche per la prima volta, è stato un impatto immediato dove ho sentito che finalmente c'era un discorso di logica, di precisione e di verificabilità che nelle altre teorie mediche o naturopatiche o comunque di sostegno alla persona non avevo trovato finora. Non avevo naturalmente davanti a me tutta questa aspettativa di questo lavoro così approfondito che è ancora assolutamente in work in process. Nel senso che sempre di più andiamo verso un'integrazione di una precisa istologia, una precisa fisiologia con tutto quello che Hammer ci ha dato come conoscenza sulle corrispondenze esatte tra un'emozione, un'area cerebrale e quello che succede a livello organico. Hai parole per i neofiti? Questo percorso è un percorso di libertà, nel senso che quando io comincio a conoscere, quando comincio a conoscere prima di tutto cosa è realmente quello che chiamo malattia, quindi esco da questo baratro della paura, io posso cominciare già in primo momento di essere molto più tranquillo per quello che succede nel mio corpo e trovare delle soluzioni eleganti per risolverlo. E dall'altra parte questa conoscenza di questo ogni sintomo, che è un messaggio molto preciso di quello che io percepisco, mi permette di tornare in ascolto di me stesso e per cui mi avvicino a quello che è realmente le mie esigenze, le mie peculiari necessità di vita e posso trovare delle nuove strategie che mi permettono di essere molto più in armonia con me stesso. Per cui è un percorso da una parte cognitivo, quindi di apprendimento serio e preciso e clinico, e dall'altra,
una possibilità proprio di una crescita personale verso se stessi. La miglior ragione per non fare questa formazione è il fatto che il rischio che noi abbiamo facendo questa formazione, specialmente se siamo già dei professionisti affermati, è che dobbiamo mettere in discussione tutti quei dogmi, quelle credenze che abbiamo già acquisito negli anni passati. Questo è il grosso rischio. Il vantaggio che abbiamo però, una volta passato questo primo scalino di sgomento, perché per molti è stato uno sgomento, professionisti che hanno già imparato per anni come medici, farmacisti, altri che hanno avuto tutto un background di conoscenze enormi, che hanno dovuto mettere in discussione, è stato uno sgomento iniziale. Una volta passato questo, il vantaggio che c'è è proprio di sapere finalmente di quello che sto facendo e cosa sto facendo e perché lo sto facendo. E questo dà una sicurezza all'operatore e al medico o al farmacista e permette al cliente o al paziente di essere accudito in maniera puntuale in base a quello che sono le sue esigenze. La situazione più pericolosa per chi si inizia questo percorso è il fatto di credere di poter salvare il mondo, di sapere tutta la verità, e quindi questo può essere molto pericoloso per lui fare un percorso di questo genere, perché si accorgerebbe che può semplicemente in umile silenzio ascoltare e vedere come i processi biologici si muovono e dare un sostegno alla persona perché lei possa trovare le strategie, e quindi il nostro ego terapeutico sarebbe distrutto.